E ci troviamo ancora nel centro Enea Trisaia di Rotondella, in provincia di Matera, per raccontare da vicino i lavori della seconda e ultima giornata della conferenza Energia e Ambiente voluta, promossa, organizzata dalla Regione Basilicata, Dipartimento Ambiente, in collaborazione con Enea e Fondazione Eni Enrico Mattei. In particolar modo si è parlato di efficientamento energetico, ma anche si è voluto porre al centro dell'attenzione il modello di alcune comunità energetiche. Tutto questo ovviamente ha tenuto conto anche delle opportunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il quale ovviamente è stato ben rappresentato dall'intervento da remoto, perché impegnato per concomitanti impegni istituzionali, dal ministro Raffaele Fitto. Positivo sicuramente il bilancio di queste due giornate. Noi abbiamo sentito in merito il commento dell'assessore all'ambiente della Regione Basilicata, Cosimo Latronico. Si è capito in questi giorni, ed è stato prezioso, che il sistema, l'energia, l'ambiente sono tematiche che hanno bisogno del coinvolgimento di tutti, delle famiglie che sono i proprietari, i primi consumatori, sono proprietari degli immobili e devono avere una consapevolezza sulle regole di consumo e di risparmio. Poi c'è il grandissimo tema che stiamo affrontando della comunità energetica. Il Ministro ieri ha annunciato il grande bando PNRR per oltre 2 miliardi di euro per i comuni sotto 5.000 abitanti, quindi la gran parte dei comuni della Basilicata possono diventare comunità energetiche, si mettono insieme, producono e scambiano l'energia. Anche questo è un tema energetico che ha un impatto positivo sulla bolletta energetica dei cittadini lucani. Dio sa quanto pesa questo elemento. La Giunta regionale accompagna queste misure. Dopo questo convegno noi faremo una giunta e approveremo l'avviso per dare risorse ai comuni che vogliono assegnare studi di fattibilità, quindi predisporre studi di fattibilità per la realizzazione delle comunità energetiche, un modo concreto per tenerci pronti.